Dalle immagini in bianco e nero della deputazione provinciale nominata nel 1944 alle fotografie sbiadite dei vecchi stradini intenti a stendere l'asfalto nel secondo dopoguerra. Dai video degli importanti eventi culturali del genio fiorentino e del genio nel territorio ai filmati delle operazioni della protezione civile, alle grandi opere di infrastruttura sul territorio, ai centri per l'impiego e alle scuole. Sono tante le immagini che si susseguono nella mostra Provincia di Firenze Storia d'Italia, allestita dal 12 al 17 novembre 2014 nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi. Enormi cornici multimediali arredano un percorso che attraversa idealmente i 150 anni di attività dell'ente provinciale, che sparirà tra 6 settimane. La mostra prevede intanto una rassegna di foto storiche con eventi belli, importanti, che hanno contrassegnato la nostra storia. Poi ci sono delle immagini, belle immagini, che cristallizzano le competenze più importanti che la provincia medesima ha gestito nel corso di questi anni. Penso alle infrastrutture, alla formazione, all'ambiente, alla protezione civile, insomma tutte cose molto importanti, e poi diciamo una rappresentazione di chi la provincia in questi anni l'ha gestita. Tra le immagini scelte per ricordare un secolo e mezzo di storia dell'ente, i flashback di momenti storici, ma anche le attività quotidiane che rappresentano l'impegno costante di chi ha collaborato alla gestione dell'amministrazione provinciale. Le foto dei celebri personaggi che hanno calcato le sale di Palazzo Medici Riccardi dimostrano e ricordano l'importanza che l'ente ha avuto nella storia. La provincia di Firenze si affaccia così alla città metropolitana e si appresta all'imminente passaggio di testimone delle proprie competenze. Noi consegniamo, per così dire, un ente che oggi è sano, che ha un basso livello di indebitamento, che ha l'imposizione fiscale più bassa fra le province italiane e che ha un ottimo rapporto fra spesa del personale e parte corrente del bilancio. Insomma, le voci fondamentali, quelle voci di cui spesso si parla per il bilancio dello Stato e che purtroppo a Roma ancora non sono state risolte.